Era il 24 giugno 2022. Tre rapinatori, due armati di pistola e uno di cacciaviti si sarebbero introdotti proprio in questa struttura alle mie spalle, ex Hotel Charlie. Siamo a San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, ora Donna Elena. Avrebbero aggredito l'albergatore che stava riposando proprio nell'appartamento di servizio dell'albergo. Almeno stando alla versione dei fatti di quest'ultimo, ci sarebbe stata un'aggressione, calci, pugni, un inseguimento e poi anche un furto, un Rolex da 20.000 euro, banconote e altri oggetti di valore. Per l'uomo, per il proprietario, per l'albergatore, invece, una frattura scomposta ad un polso e anche altri traumi guaribili. I tre rapinatori, tra l'altro fratelli, finiscono prima in carcere e poi ai domiciliari. Ma perché vi sto raccontando questa storia? Perché se ne parla ancora adesso? Perché il processo è tuttora in corso, tutti sono imputati e dei tre rapinatori il fratello, quello più piccolo, si è sempre dichiarato innocente e ora è tornato libero. Resta indagato, ma ha ottenuto la liberazione. Niente più braccialetto elettronico per lui. Intanto lo stesso albergatore ha espresso dubbi circa l'effettiva partecipazione di quest'ultimo alle ferate. La rapina.